Andrea De Logu e l'incidente alla presentazione dei palinsesti Rai. Lei e una sua collega in una situazione davvero difficile. Il pubblico ama Andrea De Logu e i suoi look mozzafiato in TV e sui social. La popolare conduttrice Rai, che dopo i Team Summer Eats con Carlo Conti si avvia a un autunno fitto di impegni televisivi, è una vera icona per il modo in cui si presenta durante i suoi vari impegni professionali. La distintiva chioma rossa la distingue da parecchie colleghe e la rende ancora più apprezzata, soprattutto dal pubblico maschile. Quello che invece la rende simpatica agli occhi di moltissime donne, è proprio la sua spontaneità e il suo prendersi davvero per niente sul serio. Soprattutto per questo motivo quindi, ha deciso di mostrare sul suo profilo Instagram l'incubo di molte donne, che è stato vissuto da lei in persona qualche giorno fa. Anche in questo caso però, a differenza di altre è riuscita a svoltare l'intera situazione trasformandola in qualcosa di ludico e divertentissimo. Cosa c'è di più imbarazzante che ritrovarsi durante un evento importante, per cui magari pianifichiamo un look pensato nei minimi dettagli da giorni prima, con lo stesso identico vestito di una nostra collega? Si tratta di questo, ma vediamo come se la sono cavata. Andrea De Logu e l'incidente alla presentazione dei palinsesti Rai. C'entra il vestito. La reazione a una situazione in cui due donne indossano lo stesso vestito dipende da molti fattori, tra cui la personalità delle persone coinvolte, il contesto dell'evento e le dinamiche sociali del gruppo. Mantenere un atteggiamento positivo e sicuro di sé è spesso la chiave per gestire l'imbarazzo in modo efficace e trasformare la coincidenza in un momento di divertimento e connessione. Una foto insieme può dimostrare un atteggiamento giocoso e autoironico, trasformando l'incidente in un ricordo divertente cercando di allontanare qualsiasi tipo di imbarazzo o nervosismo per la cosa. Proprio questo è accaduto ad Andrea De Logu e Mia Ceran, grandi protagoniste della nuova stagione TV targata Rai. Le due bellissime e simpatiche conduttrici, si sono presentate all'evento dedicato alla scoperta di tutte le novità nei palinsesti con lo stesso abito. Era identico e insieme si sono mostrate in uno scatto dove sembra stiano ricreando le iconiche gemelline del film Shining, con lo stesso look e la medesima posa. Al posto del vestitino azzurro, hanno però una tuta bianca che ad entrambe calza a pennello. Insomma, non solo una lezione di stile, ma di vita a tutti gli effetti guardando il modo in cui hanno reagito a questo piccolo inconveniente trasformandolo nell'ennesima occasione per distinguersi, ma senza il minimo imbarazzo.